come sono belli carismatici. Sapete, noi siamo importanti. C'è qualcuno che viene qui per la prima volta questa mattina, alzate la mano, credete. Ah, bellissimo, siamo contenti per voi. Perché, sapete, quando noi leggiamo, se ti potete fare un applauso a chi viene la prima volta, noi dobbiamo essere mai avari in gesti di amore, di affetto. Ecco, noi siamo esperti di queste cose. Ecco, quelli che vengono, sai perché siamo belli noi carismatici? Perché chi viene in una nostra assemblea è solo, mi dispiace per gli altri, nelle assemblee carismatiche, possiamo fare questa bella esperienza di ritrovare così sana, tutta intera, la preghiera che facevano 2000 anni fa i primi cristiani, la preghiera del Cenacolo. È bellissimo vedere i carismatici che hanno custodito e che ci tengono a preservare questa preghiera, che è un patrimonio per tutta la Chiesa, è un patrimonio della Chiesa il movimento carismatico, perché grazie a noi, grazie a questa preghiera, io ci tengo molto che voi la impariate, che la facciate, che la custodite, che la insegnate questa preghiera. Voi sapete, sono tanti anni, e se qualcuno ci chiedesse qualche volta qual è il nostro carisma, il nostro ministero principale, è questo: annunziare il regno di Dio in questo modo, insegnare la preghiera carismatica. Perché se va persa, se la smarriamo, se la perdiamo, con essa perderemo la possibilità di fare un'esperienza ricca dell'amore di Dio. Perché è nella preghiera carismatica che accadono le cose di cui noi sentiamo parlare la Scrittura, negli Atti degli Apostoli. E noi siamo i testimoni di tutto questo. Quelli che perseverano e che da molti anni camminano con noi, noi siamo i testimoni delle cose meravigliose che accadono nella preghiera carismatica. E noi a volte le ripetiamo fino a stancarci, ma non perché non abbiamo nient'altro da dire, ma noi le ripetiamo queste cose perché sono il fondamento della nostra vita carismatica, sono diventati il fondamento della nostra comunità. Noi veramente, come dice San Giovanni nelle sue lettere, noi quello che abbiamo visto, che i nostri orecchi hanno sentito e le nostre mani hanno toccato, cioè la presenza viva di Gesù, questo noi raccontiamo e testimoniamo. E perciò noi crediamo, e perciò non diamo vane speranze e vane consolazioni. Io nella mia vita ho incontrato tante persone e le continuo ad incontrare, perché il Signore mi darà la forza e la voglia di farlo, perché la voglia ci viene dallo Spirito Santo. E a tutti sempre ho dato delle parole di speranza, che non sono il luogo comune. Noi non vendiamo promesse o parole, noi non siamo come Simon Mango o come quelli che continuano il suo ministero di iniquità in questo mondo. Noi predichiamo Cristo e Cristo crocifisso, e predichiamo Cristo crocifisso perché dice la Scrittura, scrive Isaia, dalle sue piaghe noi siamo stati guariti. E figuratevi se possiamo andare a svenderci o a piegare le ginocchia o a portare il nostro denaro o i nostri servizi a quanti in questo mondo si propinano, perché sapete, si propongono le cose belle, si propina il veleno. A quanti nel mondo ci propinano una risoluzione o una medicina o una parola migliore, più valida di quella di Gesù? Ma assolutamente. Noi abbiamo, dice San Paolo, imparato a conoscere Cristo. Noi abbiamo imparato a conoscere Cristo. E sapete come Paolo ha imparato a conoscere Cristo? Non cullato, coccolato tra le mani di un Gesù bello, risorto, vestito di bianco e tutto luminoso. No, Paolo ha imparato a conoscere Cristo nella sua vita. Una vita fatta e che ha lo spessore della maturità, perché è maturata passando per il crogiolo della sofferenza, per il crogiolo di una sofferenza che è prima interiore, interna,
e che accade ci deve essere nella vita di ciascuno di noi. Attenti bene, fratelli e sorelle, perché la sofferenza interiore è quella più importante, perché è lì dove noi costringiamo noi stessi, aiutati dalla grazia, a cambiare la nostra vita. Noi siamo uomini e donne che abbiamo cambiato vita, e se non l'avete fatto, sbrigatevi. Gesù ci cambia la vita. Noi eravamo come Matteo al banco delle imposte, un giorno il Signore è passato e ci ha chiamati: Matteo, cosa fai lì? Perdere tempo a contare i soldi tuoi e degli altri? E lui, lasciato tutto, lo ha seguito. Noi siamo come quella donna peccatrice a cui un giorno Gesù ha detto: ma quanti peccati hai fatti? Non si possono contare. Bene, ti sono perdonati. E da quel giorno lei si mise a seguire Gesù, ed era con altre donne da cui il Signore aveva cacciato demoni, che aveva guarito, che aveva liberato. Con altre donne, dice il Vangelo, andavano dietro a Gesù e lo servivano con i loro beni, ed erano ai piedi della croce. La nostra lotta: noi abbiamo imparato a conoscere Cristo, fratelli e sorelle, ma non perché il Signore ci ha tolto e ci ha preparato una via piana. No, Gesù ci ha visto, ci ha guardati e ci ha ritenuti degni di stargli dietro. E quindi non vi vergognate mai del vostro peccato e delle vostre umiliazioni e delle vostre sofferenze. E non state nel mondo a perdere tempo a cercare soltanto di toglierle di mezzo, quasi che la nostra vita avesse una stabilità e un per sempre qui. Quindi una volta costruita una bella villa, una volta che le analisi stanno a posto, una volta abbiamo fatto tutte le lastre, gli accertamenti di questo mondo e ci hanno detto che stiamo in buona salute, oh, finalmente faremo e saremo come quel ricco epulone stolto, e saremo come quello stolto di cui Gesù parla nel Vangelo, che avendo molto raccolto, ogni anno ne seminava di più, finalmente costruì tanti granai e disse: anima mia, mangia e bevi e goditi la vita. Ma Gesù, il Signore, gli disse: stolto, questa notte ti sarà richiesta la tua vita. Dice Paolo: voi non così avete imparato a conoscere Cristo. Noi abbiamo conosciuto Gesù perché siamo stati e abbiamo deciso di andare dietro a Lui. E siamo passati dove è passato Lui, per la via dell'umiliazione, per la via anche bella, di tante cose belle che ha vissuto Gesù, perché Gesù non ha conosciuto solo Giuda, che lo ha tradito con un bacio. Gesù ha conosciuto tanti amici che hanno dato la vita per Lui, che lo hanno servito, lo hanno amato. Gesù ha fatto esperienze di amore, di amicizia autentiche, come la vita di tanti di noi. Ma Gesù è passato anche lì dove c'era un tribunale, che era quello di Pilato, dove lo hanno accusato, dove è stato umiliato. Gli misero addosso la porpora, gli misero una corona di spine e lo schiaffeggiavano e gli sputavano addosso, gli misero una canna in mano e gli dicevano: salve il re dei giudei. Quante umiliazioni ci sono nelle nostre vite. È stato caricato di una croce, ma noi abbiamo deciso di stargli dietro sulla via del Calvario. Ma anche lì Gesù ha trovato una donna che gli ha asciugato il volto. E non tutti si sono mostrati nemici e avversi. Anche lì ha trovato qualcuno che, pur non capendo cosa stava facendo, lo ha fatto, lo ha aiutato a portare la croce. Li troviamo anche noi a volte, sapete? A volte ci sono persone che ci assistono perché ci sopportano, perché ci aiutano, perché lo devono fare per dovere, che sia un familiare, che sia un amico, che sia una struttura. Anche noi facciamo queste esperienze. Noi così, fratelli e sorelle, voi non lo immaginate, ma per questa strada voi avete imparato a conoscere Cristo.
E cosa significa conoscere Cristo? Abbiamo imparato a conoscere l'amore. E conoscere l'amore è un diploma, una laurea, che quando lo prendi ti abilita non ad avere un posto nel mondo da schiavi, dove ti fanno lavorare 8-12 ore per 40-50 anni, finalmente vai in pensione e poi ti danno 4 soldi per andare avanti in modo indegno. Il lavoro che fai dietro a Gesù ti procura una laurea, un diploma che ti apre le porte del regno di Dio. Venite, benedetti dal Padre mio. Il libro dell'Apocalisse, San Giovanni Apostolo, scrive che il Signore ci porterà in un luogo dove non ci sarà nemmeno più il sole, perché Lui ci riscalderà. Dove non c'è il sole perché non c'è bisogno di luce, perché Lui è la luce, non ci sarà più affanno e preoccupazione. Dove non ci sarà né più tristezza, non ci sarà più la morte. E noi vivremo, la parola più bella, perché non ce ne frega niente di tutte le cose che ci sono, eh? Perché non è che noi cerchiamo un harem dove poter continuare a fare i porcellini, no. La cosa più bella che ci dice San Giovanni nel libro dell'Apocalisse è staremo sempre con Lui. Oh, cari cristiani, noi a queste cose dobbiamo pensare. Quando ci viene e ci capita qualche cosa, siamo sulla via di Gesù, che bello. E non ci viene la depressione o la tristezza o ci spaventiamo. E siamo lì a mettere tutto all'ultimo posto, forse anche la preghiera, anche i fratelli, perché la prima cosa, la più importante, a me mi viene da sorridere quando lo dico, io porto incontro delle persone, dopo tante mi dicono come stai? Dico bene, bene, e mi dicono la cosa più importante è la salute. Ma oh, carismatici, per piacere cambiate linguaggio, eh. È la cosa più importante, non è la salute. Se era la cosa più importante non l'avresti mai persa. La cosa più importante è Gesù. E noi siamo amici e ci ritroviamo qui per parlare di Lui, per crescere nella conoscenza. Noi abbiamo imparato a conoscere Cristo nei nostri gruppi carismatici, nei nostri gruppi di preghiera. E questa conoscenza di Cristo ci introduce senza che noi ce ne accorgiamo nel regno di Dio. Sapete, noi dobbiamo conoscere e sapere bene di questo regno, perché noi ne parliamo sempre. Ne parliamo e viviamo perché venga questo regno. E quindi vuol dire che se noi viviamo per far venire questo regno, vuol dire che tutto il nostro impegno nella vita, le nostre forze, i nostri beni, sono o dovrebbero, in un ipotetico impegno futuro, essere messe a disposizione per questo regno di Dio. Cosa fanno i frati? Cosa fanno e perché ci consacriamo? Perché è bella la vita da frate, perché viviamo in un convento bellissimo come qui dove ci troviamo in questo pezzetto di paradiso, anche questo. Ma noi viviamo e abbiamo dato la nostra vita per il regno di Dio. Gli sposi cristiani, molte grazie a Dio lo sanno, non lo sanno, ma anche perché non ce lo dice mai nessuno ce l'ha detto, vivono perché? Per costruire il regno di Dio. Quelli che si impegnano in qualsiasi tipo di servizio, che sia retribuito o che sia di volontariato, noi ci impegniamo per il regno di Dio. Il Vangelo di oggi, ma devo prendere lo spunto dal Vangelo perché è troppo bello. Questa mattina il Signore mi ha quasi commosso quando io ho letto il Vangelo, che lo leggo sempre. Però questa mattina è come, il Vangelo è così, lo leggi, ti sembra che è la prima volta che l'hai letto e vedi e noti delle cose che non avevi mai visto e notato. Gesù racconta delle parabole sul regno di Dio. Poi alla fine dice,
che prendeva in disparte i suoi discepoli e in privato ai discepoli spiegava le parabole. Che bello questo privato, dove Gesù ci spiega le cose sue e del suo regno, del nostro regno. Questo privato è la preghiera. Gesù ci porta nella preghiera carismatica, perché ci spiega a cuore, in questa intimità, ci spiega le cose del regno. E spiegandoci le cose del regno ci dà le motivazioni e ci ritembra, ci ridà una colonna, una spina dorsale che ci permette di vivere bene e affrontare bene le cose della vita. È come se Gesù ci sterza, raddrizza un po' il timone di questa barca che siamo noi, perché le tempeste del mondo tendono sempre di deviare, di alterare il nostro cammino per e verso il regno. Una vita, quindi la nostra vita, quella carismatica, impegnata perché questo regno di Dio si manifesti, si veda, si possa conoscere. Notavo questo, e lo dicevo anche questa mattina per chi c'è stato, ma come è bello vedere in Gesù un uomo non distratto. Gesù nota e guarda una donna che impasta il pane. Vede come si impasta il pane, probabilmente l'ha visto fare da sua madre Maria tante volte. Vede come si mette il lievito nella pasta del pane, poi vede che questa pasta così diventa così e dice: così è il regno di Dio. Ma che roba! Gesù sta, passa per i campi, vede il seminatore che semina, poi ripassa, vede che la pianta che è cresciuta, poi passa ancora e vede che sta mietendo e dice ai suoi discepoli: vedete, così è il regno di Dio. Vede una pianta che cresce, la senape, che i semi non si vedono perché sono quasi invisibili, tanto sono piccoli, poi ripassa dopo un po' di tempo e vede una grande pianta, più grande dei pomodori, dei carciofi, delle patate, e dice: ma guarda, così è il regno di Dio. Fratelli e sorelle, Gesù ci fa comprendere quanto noi dobbiamo essere attenti, non distratti. Tant'è vero che un giorno i discepoli gli dicono: Signore, ma dove sta questo regno? Che tu sempre parli di sto regno di Dio. Dove lo dobbiamo cercare? Dove si trova questo regno? Regno Unito, in Inghilterra. Una volta c'era il regno delle due Sicilie, e si è rimasta la Sicilia, dove siamo stati la settimana scorsa, bellissima. E Gesù dice ai discepoli: oh, ma è tanto tempo che sto con voi e non avete capito che il regno di Dio è in mezzo a voi. Sapete, il mondo ci distrae e noi ci piace farci distrarre dal mondo, perché noi siamo molto occupati. Ecco, se io chiedessi a ciascuno di voi in un interrogatorio: come passi la tua giornata? Voi mi direste che fate tante cose, ma in poche persone troverei qualcuno che mi dice che nella sua giornata c'è un tempo di preghiera, c'è un tempo per la messa o c'è un tempo per fare del bene agli altri gratuitamente. Abbiamo tutti un tempo impegnato e, cosa assai piacevole per noi, remunerato, come ci piace chiedere alle persone quando lavori e quando prendi. A volte qualcuno viene a noi e ci chiede non quanto pregate, ma come fate a vivere? C'avete le macchine. Quando vi ospitiamo a pranzo vedete che abbiamo una mensa bella ricca.
abbiamo ogni ben di Dio, i bei fiori, abbiamo le piante, le mucche che non vivono di aria e di Spirito Santo, ma mangiano la farina. Allora le persone ci chiedono non quanto pregate. A volte i frati a tavola dicono, ma quanto mangiate? Un applauso ai nostri frati bellissimi. Perché attenti, io potrei anche rispondere così nella verità. Noi abbiamo tanto quanto preghiamo. Così funziona nel regno di Dio, sulla terra. Noi abbiamo tanto quanto doniamo. Noi abbiamo tanto quanto serviamo. Ecco cos'è la provvidenza. La provvidenza è questo scambio, è questo boomerang che parte da te, si allontana, allontanandosi vola in aria, ma non vola nel vuoto, perché in quell'aria c'è lo Spirito, c'è Dio che carica questo boomerang, e quando tu lo riprendi tra le mani lo ritrovi carico di ogni ben di Dio, perché i beni vengono da Dio. Noi così abbiamo imparato a conoscere Gesù Cristo e sappiamo che Lui non ci delude, Lui non ci tradisce, Lui non ci inganna. Allora noi non dobbiamo più, fratelli e sorelle, essere degli uomini e delle donne che si lasciano distrarre dal mondo. E quando diciamo mondo non pensiamo alle cose cattive che sono nel mondo, eh? Perché il lavoro non è una cosa cattiva, anzi è un luogo bellissimo dove esprimere noi stessi e dove poter contribuire al bene, al bello, al vero. Così come il denaro non è cosa cattiva. Famosa Santa Teresa che diceva io e Gesù facciamo tante cose, io e Gesù e i soldi facciamo tutto. Ah, i frati sono bravi che non prendono i soldi. Non è vero, noi ce li prendiamo se ce li date, ma facciamo cose per costruire il regno di Dio. Sono le destinazioni che rendono autentico un cammino, sono le mete che vogliamo raggiungere, che motivano il nostro camminare. Perché se non abbiamo delle mete da raggiungere valide, e se nel cammino verso la meta non assaggiamo già qualche cosa di ciò che ci sarà nella meta, state tranquilli che vi passa la voglia di camminare. Non ci arrivate. Noi ogni anno facciamo un pellegrinaggio a Canneto, alla Madonna, dove quando arriviamo facciamo una grande festa. Ma già quando partiamo facciamo festa. La sera prima di partire, una bella grigliata, birra e vino. Mangiamo, beviamo, cantiamo, balliamo e così si parte gioiosi. E durante il cammino si canta e si prega. E già in quella gioia del cammino pregustiamo la gioia che troveremo all'arrivo, dove ci sarà un'esplosione di una gioia che abbiamo già vissuto lungo il cammino. Questo è il cammino cristiano, eh? Attenti bene, così camminano i cristiani. Perciò nelle nostre preghiere non stiamo nello zoo. O venite qui a vedere i frati e le nostre sorelle che come le scimmiette balliamo, le insegniamo anche a voi, eh? Non venite a vedere i carismatici che sono quelli che ci divertono. No, noi facciamo questo perché già adesso, nella nostra vita, dove chiediamo che venga il regno di Dio, dobbiamo sperimentare la gioia che c'è nel regno di Dio. Chiediamo la pace e creiamo momenti di distensione e di pace, non perché facciamo la meditazione trascendentale o perché vogliamo attirare le energie positive e tutte queste imbecillità, ma perché già vogliamo assaporare quella pace
che Gesù ci regalerà nel suo regno. Allora vedete, cambiano le prospettive, cambia il nostro modo di vedere, assaporare, chiedere e fare le cose. Il regno di Dio è in mezzo a noi. Allora noi, dicevo, fratelli e sorelle, e riparto sempre da qui, non lasciamoci distrarre dal mondo che ci occupa a volte con queste cose buone, il lavoro, il denaro, gli impegni, ma a volte ci occupa anche, ci tiene occupati quando arrivano situazioni difficili. Perché non vieni più alla preghiera? Perché non vai più a messa? Perché in questo periodo non mi sento molto bene, quindi devo andare a fare delle visite, devo andare in ospedale, devo fare le lastre, e poi appena mi rimetto tornerò alla preghiera. Poi va a finire che hai un cancro, non ti rimetti mai, muori, poi il regno di Dio, la preghiera la vede in paradiso. State attenti, non facciamoci distrarre. Come se ogni cosa potesse diventare per noi la possibilità di sottrarci o di fermarci o di deviare o tornare indietro in questo cammino. Un giorno Gesù incontrò un uomo che gli disse: vieni e seguimi. E lui gli disse: devo andare a seppellire i miei morti. Ma Gesù gli dice: io sono più importante. Un altro gli dice: ma io mi devo sposare. Un altro gli dice: devo andare a vendere, ad arare, cioè i buoi. Il regno di Dio ha un'urgenza che noi però, attenti bene, possiamo cogliere, fratelli e sorelle, non da una predica mia o da un rimprovero o da un giudizio sulla nostra vita, No, assolutamente. È un'urgenza che deve nascere dentro, nei nostri cuori. È come chi ha trovato il meglio e lascia il peggio. Sapete, non si lascia qualche cosa se non trovi qualcosa migliore. Non pensate, nessun ragazzo di questi, e nemmeno io, siamo il frutto di un plagio o di una illusione o di una stoltezza. Fra Marco non avrebbe lasciato mai la sua bella Sicilia, la sua famiglia, la sua casa, i suoi amici, la sua gioia, la sua giovinezza, perché è entrato in comunità che aveva 18 anni, se non avesse trovato un meglio. E perciò gli diciamo che è intelligente, perché ha lasciato ciò che vale di meno per ciò che vale di più, e anche loro. E anche voi, ti sei sposato perché hai trovato una ragazza che ritenevi migliore delle cose che avevi prima, che poteva dare una svolta alla tua vita. Hai lasciato tutto, lascerà suo padre e sua madre e due saranno una carne sola. Oh, poi è vero che dicevano anche delle fregature. Che qualcuno dice: e non fossi mai diventato frate o prete, o qualcuno, davvero che qualcuno lascia. Qualcuno lascia la moglie e dice: padre, beh, non l'avessi mai incontrata, mi ha rovinato la vita. Ecco, dobbiamo stare attenti, Ma tutte queste deviazioni avvengono quando poi lungo il cammino ci scordiamo che dobbiamo costruire il regno di Dio, Sapete? Anche quelli che sbagliano, anche quando sbagliamo, questo sbaglio avviene perché deviamo, perdiamo di vista un sacerdote che perde di vista che deve costruire il regno di Dio. Si può imbattere in qualsiasi tipo di avventura che gli può sembrare migliore se non la vede più, così come anche un religioso, così come anche un uomo o una donna. Quando perdete di vista che il vostro stare insieme e costruire il regno, costruire una realtà di amore, un luogo dove mostrare che il servizio, il sacrificio, il dono, la sopportazione, la pazienza sono dei frutti che produce lo Spirito attraverso e grazie a voi, e allora si molla, si lascia. C'è
ci si perde per qualcos'altro, per qualcun altro, per qualcun'altra, e distruggiamo quello che doveva essere un segno dell'amore di Dio e creiamo cose contrarie alle cose che ci sono nel regno di Dio. Generiamo la divisione, generiamo lo sfruttamento, generiamo il non amore, asserviamo gli altri, umiliamo gli altri. E Satana è colui che poi diventa il Signore della nostra vita. E mentre il Signore, con la S maiuscola, ci fa vivere, ci fa muovere e ci accompagna nel nostro cammino, Satana ci tiene come un burattinaio tiene i suoi burattini, i pupi, li abbiamo visti adesso in Sicilia, hanno tanti fili che si muovono come vuole chi li manovra. Ecco la differenza tra il Signore e il Signorino. Non dobbiamo essere distratti, fratelli e sorelle. State attenti. Gesù era attento ad ogni cosa. Guardava il pastore che rientrava le sue pecore. E dice il pastore, quando rientra le pecore le conta una a una, perché sono preziose per lui. Le conosce. E se vede una ferita la cura. Se vede una che ha fame gli dà da mangiare. Se hanno sete le porta a bere. Ma Gesù era attento a tutte queste cose, non gli sfuggiva nulla. Perché? Perché ogni cosa è rivelativa, ogni cosa contiene e porta in sé la possibilità per noi di poter costruire il regno di Dio. Guardate tutto quello che c'è qui attorno. Stamattina ho raccontato a loro una cosa che non mi si è mai tolta di mente, anche se ero piccolo. Quando arrivarono sulla Luna, le prime navicelle spaziali, io sembro giovane ma c'ho un po' di anni, le prime navicelle spaziali che arrivarono sulla Luna, quando arrivò quella dei russi, che allora erano il segno dell'ateismo, del comunismo che combatteva contro questa fede, contro la religione, quando arrivarono quelli con la navicella spaziale sulla Luna, mandarono questo messaggio. E dissero: abbiamo attraversato il cielo, siamo arrivati sulla Luna, ma non abbiamo visto Dio. Poverine. Così siamo noi. Guardiamo, incontriamo un fratello, una sorella, creiamo delle relazioni, il Signore ci mette tra le mani un bene, che sia una casa, che sia del denaro, che sia qualsiasi cosa, ma non vediamo Dio. E quelle cose, quelle persone diventano per noi la possibilità di oltraggiarle, di usarle, di sfruttarle, di violentarle. Perciò mi viene, scusate, da sorridere quando ascolto e vedo in televisione, qualche volta in casa vostra, perché noi non l'abbiamo, persone che si impegnano, ma noi non ci crediamo, quelle persone che pretendono di fare un bene senza scorgere e vedere Dio dietro le cose create, soprattutto dietro a quella creatura più bella che è l'uomo. Mi viene da sorridere. Una volta facevamo una passeggiata con una signora e stavamo ammirando degli alberi bellissimi. E allora questa signora, guardando questa quercia bellissima, disse: che bella, sai quanta legna ci possiamo fare? Questa quercia mi dice tagliami, tagliami. E noi anche, però, una volta andando a Canneto, ricordo che c'era Miriam, e sappiamo che lì ci tiene molto agli animali, passando c'erano le mucche a pascolo e noi abbiamo detto: Miriam, pensa quante bistecche. E lei: ma come siete cattivi? Siamo così. Se non sappiamo scorgere Dio dietro a un povero, un indifeso,
uno che ha bisogno, lo vediamo e diciamo: di questo posso approfittare, lo posso asservire, me ne posso sorridere. Quando vediamo Dio e vediamo che ogni momento, ogni cosa è un'occasione, una possibilità per usare quel bene, quella persona, per mostrargli e per il regno di Dio, noi così facciamo in modo che il regno di Dio venga e cresca, che diventiamo uomini e donne di pace, di amore, ma di una pace e di un amore che non è il sentimentalismo, ma che è un impegno concreto, che è un saper guardare e dare alle cose il giusto valore, il giusto posto. Ecco, questi sono i frutti della preghiera carismatica. Noi non siamo uomini e donne che abbiamo bisogno, come quando si va in una palestra, di venire alla preghiera perché abbiamo bisogno di sbarcare il lunario. No, no. Noi veniamo qui a ritrovare il motivo delle cose, il senso di ciò che ci accade, il valore che ha la nostra vita, che hanno le persone che amiamo, anche quelli che non ci amano. Noi veniamo qui per ridare alle cose che il Signore ci dà, che siano anche le malattie, le sofferenze, il nostro bisogno economico, per dargli il giusto posto, perché non abbiano a gestire loro la nostra vita, ma noi a gestire le cose che Dio ci consegna. Come Gesù, che dice a Pilato, che gli dice: lo sai che io ho il potere di darti la morte? E Gesù gli dice: tu non hai nessun potere se non quello che ti viene dato dal Padre mio. E nella messa, quando ricordiamo la morte di Gesù, diciamo: Gesù si consegnò volontariamente alla morte. E sapete perché ci si consegnò volontariamente? La accettò, la abbracciò la sua morte, perché ne conosceva il valore, ne conosceva il significato, lo spessore. Gesù non era un uomo distratto, ma era attento a tutto. E nel tempo della sua vita, attento a un seme di senape, attento a un chicco di grano, a un lievito buttato dentro un po' di farina, immaginate se non era stato attento a cercare di capire il perché dei malati che gli si stringevano attorno, gli strappavano le vesti, come quella donna che gli prese il mantello. Immaginate se lui non ha cercato di entrare dentro alle sofferenze di un lebbroso, di una peccatrice che veniva lapidata, di un Lazzaro che era morto, di un bambino che veniva portato alla tomba, figlio della vedova di Naim. E Gesù ha capito tutte queste cose, non distratto. E sapete quando non si è distratti? Non solo quando siamo attenti noi, ma quando noi ci facciamo compagni e lasciamo che un maestro interiore ci faccia comprendere le cose. Attenti, la superbia non è quella di voler diventare una persona importante. Questa è una cosa bella, dobbiamo desiderare di diventare persone importanti, perché vuol dire che ci mettiamo impegno per costruire anche lì, avere un posto importante, avere un'autorità è importante per costruire il regno di Dio sulla terra. Ma Gesù, istruito anche lui nella preghiera, dove, ricordate la parola che vi ho detto prima, dove in privato spiegava ai discepoli il significato delle cose. Anche Gesù in privato, quando lui finiva le sue giornate, si ritirava su un monte solo, in un luogo appartato, dicono i discepoli, a pregare. Lì il Padre gli rivelava tutte le cose, gli faceva capire perché volevano lapidare la peccatrice, perché nella legge di Mosè era scritto che quelle donne bisognava lapidarle,
E il padre gli dice, gli fa capire un'altra cosa. E Gesù il giorno incontrandola gli ha detto, anche essendo un ebreo, no, io ti perdono. Ha incontrato il lebbroso, Gesù era un ebreo, e anche lui pensava che i lebbrosi erano persone maledette, che la malattia era il frutto del peccato e che quindi aveva peccato lui o i suoi familiari. No, Gesù vede un lebbroso e il padre nella preghiera lo aveva istruito e gli aveva fatto capire che non era così. Allora prende il lebbroso e gli dice guarisci, e lo guarisce. Capite cosa fa questa istruzione, questo maestro interiore nella preghiera? Ci abilita a vedere le cose che gli altri non vedono, a capire le cose che altri non capiscono. E se tu ricevi il male da qualcuno, ma voglia che Padre Roberto o Sant'Antonio di Padova ti convincono a te che devi perdonare, no. Sai che ti convince solo questo maestro interiore nella preghiera. Preghi, un bel giorno ti alzi, vai vicino a quella persona, l'abbracci e gli dici sei perdonato, io con te voglio ricominciare, voglio esserti amico. E tutti ti dicono ma ti sei stupidito? Ma cosa fai? Francesco un bel giorno da Assisi si alza, prende e regala tutto quello che aveva, non solo, comincia a regalare anche la roba del padre. È impazzito. E dove era impazzito? Perché guardate un po', si era fermato vicino a un crocifisso di legno a pregare. Oh, questo crocifisso cosa gli ha fatto capire? Che doveva lasciare tutto? Il maestro interiore vi può cambiare la vita. Ci può cambiare la vita, può cambiare il nostro modo di pensare, il nostro modo di comportarci, il nostro modo di fare. Perché lui interiormente ci spiega e ci fa vedere le cose che ci servono, ci aiutano e sono importanti per il regno di Dio. Ecco cosa sono i cristiani, ecco cosa sono i carismatici, ecco chi è lo Spirito Santo, è questo maestro interiore che ci fa diventare intelligenti come Gesù, che dietro a un sassolino ti fa riflettere, ti fa dire ma guarda io sono così. Alzi lo sguardo, vedi il vettore e dici Dio è così, una montagna. E perciò i cristiani quando camminano non sono come i vagoni del treno. I cristiani quando guardano e vedono, vedono Dio. Vedono una farfalla e vedono una formica e vedono un albero, vedono un fratello, vedono un malato, vedono chi ti ha fatto del male. Vede uno che è un malvagio, un mafioso, un terrorista e fa come ha fatto il Papa. Lui è andato a trovare in carcere chi gli aveva sparato, ma non l'ha fatto perché ha un'immagine, perché era il Papa, ma l'ha fatto perché come voi, come me, prega. E noi che preghiamo scopriamo un altro volto che hanno le cose. Perciò noi ci innamoriamo. E perciò i cristiani sono stati sempre quelli che si sono adoperati per gli ultimi, per i malati. Ci siamo sempre messi a disposizione a servire. Quando sono stato in Africa ho trovato delle scuole, ho trovato degli ospedali dove ci sono le suore, i frati che lavorano lì. Abbiamo trovato delle scuole dove insegnano dei bambini. Allora quando siamo andati lì, la prima reazione è questa, in quell'ospedale, ma questi bambini sono tutti cristiani? Ha detto la suora, no, nemmeno uno. A me è come se mi avessero istintivo da dire, perché li curate? Vai in una scuola in Israele, tutti i bambini vanno a scuola, sono tutte famiglie cristiane? No, nemmeno uno. I cristiani hanno uno sguardo che va oltre. Noi vediamo le cose di Dio. Non fatevi rubare questo sguardo, fratelli e sorelle, per piacere.
non fatevi togliere questa luce. E per non farcela togliere abbiamo bisogno della preghiera carismatica. Ma questo vi dico per farvi intendere quanto è importante la preghiera. Non gli possiamo dare un ultimo posto, perché l'ultimo posto prenderanno le cose importanti e le cose che non valgono niente nella vita, che ci deluderanno e che saranno la nostra rovina, diventeranno le prime. E allora immaginate che spendiamo una vita, sprechiamo una vita, come che rincorre qualche cosa che non esiste, un fantasma, i fuochi fatui. Ecco la delusione da che cosa deriva, ecco che cos'è il fallimento. Aver corso in vano. Dice Paolo, io non ho camminato in vano. Chi va dietro a Cristo non cammina in vano. Io non ho camminato in vano, dice Paolo, perché mi sono fidato di Lui. Ho combattuto la buona battaglia per Lui. Ho conservato la fede in Lui. Ora mi aspetta la corona che Lui mi darà nel suo regno. Amen. Concludiamo così. Siete bravissimi. Ascoltate sempre e anch'io mi ascolto. Perché le cose che dico sono belle e importanti per noi, che facciamo insieme questo cammino e camminiamo verso il regno di Dio che noi sempre chiediamo che venga. Amen.